Dai, falla finita. Tanto lo sai come va a finire. Dai, prendilo. Oh, mollami, Madonna. Dai, magari fai quattro salti anche tu. Minchia, oh, mi sembra un Ah, funerale. fanculo. Gli faccio male. Vieni bello, che sei roba buona, non mi deludere, Una settimana, stronzetto. Mi pago, ma ho bisogno di più Ho tempo. bisogno di più tempo. Una settimana, stronzo. Poi ti mando il capo. Lui sa come farsi pagare. Stronzo. Lascialo perdere a quel coglione, non ha le palle. Ho capito, però è mio amico quello. Non siete amici, siete tossici. Vai a casa, Angela. No, voglio finire sta roba. È tardi, vai. Senti, allora chiudi tu, Ci vediamo domani, ciao. Mio padre me l'ha regalato quando avevo la tua età, adesso è tuo. Ma ti tagli i capelli e ti impegni al liceo, capito? Se hai un solo esame a settembre ti vendo il sassofono. Cosa devo fare per stanarti? Hai ragione, ma che sono stanca, Maria. Sai di Simone? No, cosa? Lo sai che sono 6 mesi che non lo sento, 8 che non lo vedo. Beh, Giulia l'ha visto in un posto a Moncalieri qualche sera fa. Suona lì ogni tanto. A Moncalieri? Come Moncalieri? Ma l'ha visto davvero? Almeno sai cosa fa. Non vuoi che andiamo a chiedere? Ma a chiedere cosa? Non so dove sta, dove vive. Io non so mai cosa fare con lui. Lo so io. Vieni a cena sabato prossimo. Poi ci andiamo insieme. Non è lontano da qui. E poi non sei ancora venuta a vedere la nuova casa. Senti, fa ancora freddo, io davvero sono stanca. Dai, ti prometto, ti chiamo presto. Allora? Si può sapere che cazzo ti prende? Io smetto. Smetti, ma non dire cazzate, dai.
ce la posso fare. Guarda che quelli ci danno roba sempre più raffinata e tu invece... Non voglio innamorarmi di questa... di questa vita. Mi fai ridere, mi fai. Voglio andare al compleanno di mia mamma. Pulito. Pulito? E poi? Ho sempre il sax. Me la caverò. Oh! Oh, guarda che se smetti ti togli dai coglioni! Pago il debito a quelli e sparisco. Pulito, che coglione! Tu vaffanculo. Buongiorno, Angela. E ti metti a suonare adesso? Provo col jazz. Eccola qua. Lascia stare. Ti porto una sera al jazz club. E ci facciamo quella famosa birra. Ci penso. Ma non in quel locale di Moncalieri. No, è un postaccio quello. Eppure fuori mano. Fidati. Sì, Maria, sì, ha chiamato.
chiamato? No, Simone, ha chiamato, sì. Cosa ha detto? No, vabbè, dai, veramente era soltanto un messaggio. Però comunque mi ha detto che viene. Viene per il mio compleanno. Hai visto? Beh, dai, allora ti rimetti in sesto. Comincio col venire a trovarci. No, 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 abiti troppo lontana. Poche storie. Settimana prossima. Prendi l'83 e poi ti mando tutto con Google Maps. No, Google Maps io? Ce la puoi fare. E se Rino finisce presto ti viene incontro. Martedì? Va bene, dai, martedì. Ciao Angela. E quella birra? Che ne dici? Magari domenica è qui vicino perché non voglio fare tardi. Agli ordini. Ciao Filomena, abbiamo una rosa per questa bella signora? Certo, bellissima, fiorita e spontanea. Bellissima, grazie. È una gioia vederti sorridere. Sei dei nostri. Incominciamo con 30 a sera. Mm?
sabato prossimo, stessa ora. No. Se buona come dici, ti pago di più. Trovatene un altro. Vengo a trovarti la settimana prossima, ok, mamma? Lui sa come farsi pagare. No! No! Perché? No! No! Dio! È stata aggredita? Mi dica, signora, mi dica qualcosa! Qualcuno l'ha aggredita? La borsa! La borsa! Chiamo la polizia! Da che parte è andato? Thank you.